Tradizionale taglio del nastro, inaugurazione ufficiale per il mercatino di Natale di Piazza del Duomo a Milano, organizzato da APECA, l'associazione ambulanti di Confcommercio Milano, con Promoter e Prisma. Aperto fino al 6 gennaio, 78 baite in legno ai piedi della cattedrale, già prese d'assalto da milanesi e turisti. Il successo di questo mercatino sotto il Duomo è certamente un successo di Milano, e questa bellissima manifestazione che apre il periodo natalizio è certamente un appuntamento commerciale, ma anche molto attento, in maniera molto responsabile, alla solidarietà, e comunque resta certamente uno strumento di attrattività per la città di Milano. Ci mettiamo l'anima e il cuore, poi vediamo il successo. Vediamo, l'anno scorso abbiamo contato qualcosa come 40.000 visitatori al giorno. La solidarietà. Come ogni anno, il mercatino di Natale supporta istituzioni sanitarie e benefiche. 40.000 euro la donazione all'Istituto dei Tumori, 10.000 euro rispettivamente alla Casa della Carità di Don Colmegna, al CAV Mangiagalli e all'Asilo Mariuccia. In collaborazione con il Comune, 20 scuole primarie milanesi potranno scoprire il Duomo e l'attività della veneranda fabbrica, alla quale il mercatino devolverà 250.000 euro per la ristrutturazione dell'organo della cattedrale. E poi lo sguardo al sociale, con l'attenzione a tutti. La cosa più bella è quella che ci riempie di gioia, perché nella casetta di Babbo Natale ci sono un dépliant di 70 giocattoli. I bambini, accompagnati dai genitori, vengono, scelgono il giocattolo numerato, lo scrivono sulla letterina e la danno a Babbo Natale. Il 25 dicembre quei bambini e quei genitori verranno qui a ritirarsi il loro regalo. E vedere la gioia dei bambini che ritirano il regalo è la cosa che ci riempie di soddisfazione e di gioia. 400.000 euro che date tra Fabbrica del Duomo e per enti benefici sono tanti soldi. È un bel regalo che fate a Milano, ma alla fine questo è lo spirito milanese. Cercare di fare cose nel proprio interesse, ma pensare al bene degli altri. Questa è la nostra regola e voi la state interpretando. Natale deve essere Natale per tutti, anche chi non può, per mille ragioni, deve godere di questa divinità, di questo amore della famiglia, e noi siamo qui per fare questo.